Ma sulla ratifica del MES si è spaccato il governo, si è spaccata la maggioranza, a dimostrazione di un europeismo di facciata da parte di alcuni partiti della maggioranza, ma soprattutto del danno alla credibilità del paese. Avevano detto che avrebbero utilizzato il MES come elemento di trattativa sul patto di stabilità e crescita. E invece che succede? Che si sono smascherati da soli. Ieri hanno accettato a testa bassa un accordo fatto tra Francia e Germania e oggi confessano con questo voto sul MES, che non è mai entrato realmente nella trattativa sul patto di stabilità e crescita, questa è la favola che hanno raccontato in Italia, beh, dimostrano di essere stati sconfitti ieri sul patto di stabilità e crescita. Ma il messaggio ritorsivo danneggia la credibilità dell'Italia, perché era un impegno che l'Italia aveva preso e perché, come abbiamo ribadito molte volte, Giorgia Meloni avrebbe dovuto spiegare e saper spiegare la differenza tra la ratifica di un trattato e la richiesta di utilizzo dello strumento previsto da quel trattato. Sono due cose diverse, nessuno ha messo in discussione che non si stesse chiedendo l'attivazione del MES in Italia, ma perché bisogna impedire a tutto il resto d'Europa di andare avanti sulle modifiche che sono state concordate. Quindi, chiaramente, abbiamo visto ancora una volta l'inconsistenza, l'incapacità di questo governo e la tendenza a non raccontare la verità al paese, perché qui veramente abbiamo visto tanta sciatteria. Hanno perso ieri in quel negoziato e con quella bruciante umiliazione hanno pensato di fare una ritorsione su una questione completamente diversa, su cui tutto il resto dei paesi stavano aspettando soltanto l'Italia, che in questo modo sbaglia bersaglio per la sua piccola vendetta di questo governo che, quando c'è da fare i negoziati, come avete visto, è assente. Lei si rende conto che per un tweet festante di Salvini, dopo che ieri hanno subito l'accordo franco-tedesco sul patto di stabilità, stanno ledendo alla credibilità internazionale dell'Italia? E questa è la questione. Stanno ledendo alla credibilità internazionale dell'Italia, perché, ripeto, con questa scelta non è che, come dice la Lega e come dice Salvini, hanno evitato di utilizzare questo strumento inutile in Italia. Nessuno stava discutendo e non ha votato oggi il Parlamento sul ricorso a questo strumento, ma stanno impedendo a tutti gli altri paesi europei di potervi ricorrere con le modifiche che sono state lungamente negoziate in Europa. Quindi non è un atteggiamento serio. Allora, io non vedo vincitori o vincitrici in questa vicenda, vedo che perde l'Italia, perché non è stata presente e dirimente nel negoziato su una questione fondamentale come quella del patto. La messa in scena, la sceneggiata di oggi, su cui Giorgia Meloni dovrebbe chiedere scusa all'Italia, è una conseguenza della sconfitta politica di ieri, che non hanno neanche avuto il coraggio di ammettere, perché abbiamo visto dei comunicati di grande festa per questo accordo, ripeto, dannoso per l'Italia, e oggi si sono svelati davvero, perché avevano detto: la ratifica del MES la facciamo quando avremo chiuso sull'accordo. Invece ieri hanno accettato l'accordo e oggi hanno deciso di non ratificare il MES. Quindi si sono smentiti da soli. Giorgetti dovrebbe valutare le dimissioni. Sì, esattamente. Sì, perché è stata una colossale smentita di Giorgetti, quella che la sua maggioranza ha messo in atto oggi al Parlamento. Dovrebbe ragionare sulle conseguenze di questo voto, sì.